essere unici. L'avventura più bella è essere se stessi. E con il sorriso si può fare davvero tutto. Creatività, emozioni, voglia di migliorare, musica, idee, contenuti e tanti ospiti. Tutto questo è happiness. Buonasera, buonasera. Sempre qui a Happiness su C100, su www.cu.tv, dagli studi di Open Factory. E buonasera, benvenuti. E da dove parto questa sera? Non lo so, però io partiamo da voi. Intanto io sono tornato, non so se sono mancato a casa in questi Sei mancato a noi. Quest'ultima puntata che non c'ero. A noi sei mancato tantissimo. Non è vero, è una bugia, perché comunque c'era un altro partner che era veramente, era un filino meglio di te, cioè proprio... Vabbè, c'era Elisa di The Gummy Sweet, che salutiamo. Ciao Eli, che tra l'altro comincia un programma martedì alle ore 19 insieme a Aldo, che è qui con noi in studio questa sera, e alle 19 in bocca al lupo, intanto e 15 in bocca al lupo, un programma che si chiama The Gummy Sweet. E allora, ciao Manu, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Ciao Mirko, sai che... Ciao. Noi l'abbiamo sentita tanto la tua mancanza giovedì scorso. Grazie, non come Manu, insomma, solo perché aveva di fianco lui. Allora una faremo, partner differente. Guarda, per recuperare faremo una puntata di Happiness con te ed Elisa, così pareggiamo i conti. Esatto. Che io non guarderò. Che tu non guarderai, vabbè, comunque prossimamente potrebbe esserci questa cosa. Poi ovviamente io devo fare un saluto mentre presento la squadra degli Happiness di questa sera, e il saluto grande è al nostro fantasticissimo regista Giovanni. Lo sai che ogni puntata aggiungi delle S, vero? Vero? Chissà dove arriveremo, arrivare a quest'estate. Giovanni, sai quella è la cosa triste? Quale? Che è scritto in scaletta salutare la regia. È vero. Altrimenti se lo dimentico. Il fatto che la scaletta la manda anche a me. E quindi sei consapevole di tutta questa Io so cosa. Che dovrò essere salutato, capito? Allora Giovanni, sai che io ci ho pensato dopo che te l'ho mandata, io ho detto ma pensa un po' che l'ho mandata anche a lui. L'hai fatto anche nella scaletta precedente. Lo so. Però la cosa bella è che non l'ho guardato, io ho guardato te e mi sono ricordata. Mi sono già innamorata. Bene, poi se vabbè Aldo, che salutaci anche tu Aldo lì di fianco, aiuto regia. E sei contento di cominciare martedì il programma con Elisa? Sì. Quella è una cosa che si potrà vedere forse a The Gummy Sweet. E vabbè, poi a questo punto salutiamo la nostra mitica Ellie. Ciao Albi, ciao a tutti e ciao ad Alessandra, che giovedì scorso ci ha guardato e venerdì mi ha fermata alla baia finale, mi ha detto... Ti ho visto ieri in TV, siete bravissimi. Grazie, grazie, salutiamola. Ciao. Un fan. Ti stanno già chiedendo gli autografi. Ero poi... già abituata, però diciamo certo, che adesso anche nella mia zona, perché ero abituata a livelli internazionali. Esatto, poi spiegheremo più tardi perché, esatto, esatto, perché dopo entriamo nel vivo di questa cosa. Ovviamente la nostra personal coach, Lisa. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Lisa, benvenuta. Grazie e poi mille. Questa sera abbiamo un tavolo molto ben apparecchiato e la tengo sempre per ultima, ma non è ultima, perché è la nostra ospite d'onore questa sera, che è Patrizia Traverso. Benvenuta Patrizia. Grazie, un saluto a tutti, affettuoso. Grazie per aver accettato di venire qui, tra l'altro da Genova, quindi insomma noi siamo a 100 e quindi... Sì, la strada è lunga, la è stata strada molto lunga. È lunga, poi oggi piove e tu sei una fotografa e tra poco ci racconterai un po' di te. Volentieri. Bene. Allora, per cominciare l'happiness di questa sera, ricordiamo innanzitutto come potete rimanere in contatto con noi, come potete interagire. Allora, per primo tramite la chat che c'è di fianco al video che state guardando, con le nostre belle faccine, ok? C'è la chat, scrivete, non parolacce perché vengono... ovviamente censurate dal sistema automatico, ma vengono censurate anche parole normali. Sì, a volte sì, succede anche voce. Questo. È vero? Bellissima voce stasera, molto sembra il Raoul Bova. Mi sono allenato. Bravo. Sì, perché poi con la coach noi ci alleniamo tanto a Happiness.
Anche per la voce. Anche per la voce. Allora, comunque, amici a casa, potete rimanere in contatto con noi attraverso la chat su www.siu.tv, canale 600, ma ovviamente se ci state guardando vedete anche la chat. Potete inviarci le email, perché tramite email noi aspettiamo le vostre happiness foto oppure i vostri happiness video, che siano esatto. vostri oppure video che avete trovato in rete, però che vi parlano di felicità. La email esatto. è happiness.onair@gmail.com. Esatto, poi c'è il famoso hashtag su Twitter, che è l'amico di Manu, il migliore amico di Manu. Ho imparato a dirlo, però hashtag. Dai. Sì, sì. Che sarebbe, vuol dire hashtag. Non so, non so allora ancora cos'è. Dici. Non so ancora cos'è. È sempre quel quadratino. Vabbè, che, è un cancelletto. Che una volta si diceva cancelletto, adesso è diventato hashtag, non so perché, però comunque è lui. Vabbè, comunque l'hashtag happiness on air, che ci trovate su Twitter ovviamente. Esatto, poi abbiamo l'hashtag C100 e l'hashtag C100 in numero web TV, l'hashtag CU e ovviamente potete usarli anche su Instagram, ma così trovate tutte le nostre happiness poi più foto. Importante di tutti, se tu vuoi sapere informazioni sul nostro programma, sullo staff, dove vai? Sul sito. Dove vai? Dove vai? Sul sito, che è www.happinessonair.it, dove c'è anche già la scaletta con tutti gli ospiti fino a maggio. C'è anche scritto salutiamo la regia sulla scaletta? No, non c'è scritto sul sito salutiamo la regia. È scritto in piccolino in basso a destra. Saluta Giovanni. Saluta Giovanni, in turchese è scritto. Allora, oggi è un giorno un po' particolare, è il 14 di marzo e sarebbe stato il compleanno di mio papà, quindi gli mando un grandissimo saluto ovunque lui sia. E volevo iniziare la puntata, anziché con una canzone che si chiama Happiness, con una dedica, e quindi una canzone che mi ha fatto conoscere lui e con la quale sono cresciuta. È di Carole King, You've Got a Friend. In all these great James Taylor stories, I think. Carole King, You've Got a Friend. Una canzone che io realmente adoro. Un certo pezzo anche. È un certo pezzo e guarda, mi ricordo che la cantavo per onorare anche l'ospite di questa sera in Liguria, sugli scogli, con i miei amici che suonavano la chitarra, per cui qualcosa di veramente molto, molto carino. E dato che questa musica, questa canzone l'ho dedicata a mio papà, perché oggi sarebbe appunto il suo compleanno, lui e mio papà non c'è più, so che lui farebbe tanto piacere e a me farebbe tanto piacere farvelo ascoltare. C'è una piccola strofa, l'unica che ho, diciamo, di quando lui cantava, e in questo caso cantava The Wait insieme alla Prosecco Blues Band. Oh, bravissimi loro. E ce lo ascoltiamo un attimo. Good and losing, there's nothing that you can see. Just look, and look and wait it up a judgment day. We'll lose my friend for a body and a manly. Said to me, "Feather son, won't you stand and keep and gone?" Ecco, era solo per salutare il babbo. Ciao babbo, ovunque sei, oggi ti ricordiamo. E così entriamo invece nel vivo della puntata, perché noi a Happiness abbiamo sempre un argomento, perché ci piace parlare. Eh sì. E ci piace parlare in particolare di felicità. Ovviamente. Si chiama Happiness. Si chiama Happiness per qualcosa. Non parliamo di cotechini, parliamo di felicità. Ah no, non parliamo di cotechini. No. Ho sbagliato la trasmissione, scusa. No, non andare via però, rimani qua con noi. Allora, questa sera la frase della serata è: la felicità per me è cogliere l'essenza della vita. Perché domanda semplice. Domanda semplice. Cioè, proprio un argomento, un argomento facile. No, mercato due giorni. L'argomento. Questo è l'argomento, non è la domanda. L'argomento. Sì, sì, no, ho capito, ma cioè, diciamo, ho già pensato avanti alla possibile domanda. Tu sei già andato in quel film che spiega la vita, di esatto. cui abbiamo parlato, che magari dopo, se abbiamo tempo, facciamo vedere qualcosa. In realtà la felicità è cogliere l'essenza della vita, sì, perché comunque siamo sempre di corsa, quindi la felicità, il bello è che a volte ce ne accorgiamo in un istante, magari vedendo qualcosa, guardando il mare, guardando una persona a cui vogliamo bene.
e non abbiamo quasi mai il tempo, ma perché siamo abituati sempre a correre, di fermarci e di immortalarla, tra virgolette, anche di incastonarla in un istante perfetto. E quindi io vorrei sapere da voi, caro Manu, cos'è per te l'essenza della vita? È una domandina che proprio tutti... tutti i giorni. Tutti, è facilissimo rispondere. Vabbè, però comunque l'essenza, secondo me, della vita è proprio fermarsi e guardare, vedere proprio questa... a godersi la vita, proprio come dicevi tu, in questi istanti. Sempre di corsa, invece no, fermiamoci e godiamo un attimo di respiriamo, di questo... esatto, respiriamo e proviamo un'emozione. Ah, ecco. Cioè, proprio rilassiamoci e mangiamo tutto quello che c'è da mangiare di questa vita. Stasera abbiamo mangiato tanto, dobbiamo ringraziare Webare. Grazie Webare. Webare.it, che è il nostro collaboratore tecnologico e internet, e soprattutto grazie perché questa sera ci ha offerto tanta pizza. Esatto, ha offerto lui, adesso lo ringraziamo. Esatto, ti vogliamo noi qui con noi, presto, mi raccomando. Assolutamente, anche noi due o tre salatini li prendiamo. Assolutamente. Tre. Nettino, dai. Invece io da te, Pedro, vorrei sapere una cosa. Intanto ti volevo dire per me cos'era l'essenza della vita. Infatti, prima. Vai. Per me è vivere la vita e non farsi vivere dalla vita. Wow. Che è differente. Guarda, prima o poi scriveremo un libro con le tue questa perle. Questa non è dal Piccolo Principe, questa è mia. Non diamo tutti i meriti a Antoine de Saint-Exupéry. Sai che cominci... è dal Piccolo Pedro. Sai che cominci a fare concorrenza a una certa persona di Facebook di cui parliamo più tardi? Ah sì? Sì. Comunque volevo dire che il mio PC si è appena spento, secondo me, perché non c'è il caricabatterie. Fantastico. Anzi, mi dice proprio... reboot and select property boot device, è un po' proprio morto. Vabbè, no. Questo è il bello della diretta. Allora, la domanda, intanto che tu gestisci la situazione computer, la domanda che facciamo a casa invece è, ovviamente, che cos'è, amici, a casa per voi l'essenza della vita e come fate a coglierla? E dato che abbiamo parlato di cogliere l'essenza della vita in certi attimi, adesso, se la regia me lo concede, ci guardiamo un piccolo pezzo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Via Oreste, non è che un coniglio col panciotto e l'orologio. Può fare, può farissimo, è tardi, è tardi, è tardi. Questa sì che buffa, perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi, signore? Ma che? Non aspetta neanche me! In ritardo sono già! Non mi posso trattenere! Deve essere qualcosa di importante, forse un ricevimento. Signor Coniglio, aspetti! No! È tardi, sai! Io sono già in mezzo ai guai! Non posso dirti ciao! Ho fretta, ciao! Diciamo che questo non è proprio il modo giusto. No. Quindi il bianconiglio ci insegna come non fare per cogliere l'essenza della vita. Esatto. Se siamo sempre di corsa, ovviamente non ce ne possiamo accorgere. Il bianconiglio è strafrenetico, proprio lui. Però forse qualcosa anche lui. Diciamo che poi proprio per il fatto di fermarsi, come sempre, comunque sempre da Alice nel Paese delle Meraviglie, che io trovo veramente una favola, un classico, e soprattutto una favola molto happiness, c'è anche Le Proto Bisestile che ci insegna qualcosa alla fine. E infatti dice, comincia dal principio, il cappellaio matto, sì, e quando arrivi alla fine, fermati. Quindi a volte non sappiamo mai da dove cominciare per rilassarci, per sentirci felici, beh, se noi iniziassimo dall'inizio, sarebbe... E poi cioè, secondo me è la cosa più consona iniziare dall'inizio. Alle volte sì, ma soprattutto fermarsi e respirare un momento. Dato che parliamo di felicità, caro Pedro, noi abbiamo un saluto da fare perché io spero che ci sia una persona già in trincea, già pronta in prima fila. Online sempre e subito c'è il mitico Filippo. Filippo, ciao, io lo sapevo che c'eri, che eri lì pronto. Però abbiamo un po' litigato prima in chat. Ah sì? E che cosa sì, avete detto? Perché mi ha detto che non mi ha salutato, mi sono offeso, mi ha detto perché mancavo alla puntata scorsa e si era già dimenticato di me. Ah, CP chiama Filippo. No, sai perché? Perché abbiamo messo una bella ragazza e quindi Filippo si sarà innamorato anche lui di Elisa. Comunque ti saluta. Bene, grazie. E Filippo, ma dove sarà questa settimana? Perché la cosa strana è che Filippo adesso ha preso questo via e tutte le settimane mi manda un file dove
ci fa vedere dove si trova o comunque ci prova. Quindi ci guardiamo il video di Filippo, cerchiamo di capire dov'è. Seeking for happiness. Eh beh, facile a dirsi. Dov'è? Dov'è? Bisogna sembra... leggere fino là, fino cioè, dove c'è la TV. Il disegno sembrava il drago della storia infinita. Ah, che bello! Forse lui è lì sopra. Il Fortuna Drago. Il Fortuna Falcon, lì. Il miticissimo Fortuna Drago. Scusate. Dai. Io so dove. Sai dov'è? Sì, se la regia mi fa vedere la cartina un attimo. La regia perché siete in due. La regia sei tu. No. Questa sera siamo in due. Non fate i furbi. Il nostro caro amico dovrebbe essere qua. Filippo, ti abbiamo trovato. In Indonesia. In Indonesia. Ma che lavoro fai? Però. Cioè, noi siamo curiosi. Filippo? Filippo? Ci scrive? Ci sta scrivendo? Eccolo, eccolo no. Là. Eccolo, è lui, è eccolo. Lui, è lui. quel puntino rosso. Mo brav, scrive Filippo, in indonesiano, che significa una frase molto più lunga e complessa che non riesco a tradurre. Poi Filippo, contattami in privato che forse so anche che lavoro fai. Ale, perché l'investigatore privato, il nostro Giovanni, si è lanciato alla tua ricerca, Filippo. E ti ricordo che noi ti aspettiamo in studio, però a questo punto comincio a pensare che lui non voglia farsi vedere, ma che gli piace collaborare con noi in questo modo. Vabbè, a questo punto, regia, se ci sei, ci guardiamo un video e ascoltiamo Bruno Mars. Sempre qui in diretta a 600 dagli studi di Open Factory, salutiamo anche Stefano Giorgi e Luca Giorgi che ci sta seguendo, tra parentesi. Ale Giorgi. E anche Ale, giusto? E niente, siamo sempre qui a Happiness, noi parliamo di tante cose. Sì. Mirko, prima Pedro, Mirko, ce la posso fare? Chiamami come ti pare. Come mi pare, facciamo così. C'era un'altra che diceva così, mi ricordo in un film che era Pretty Woman, però lei faceva un altro lavoro. Chiamami pure come vabbè, vabbè, allora, vabbè. Insomma. Comunque tu prima, Pedro, hai detto qualcosa, hai fatto quasi una citazione, quindi cioè, ti sei messo in gara per rubare il posto alla nostra carissima amica? Assolutamente, voglio diventare Mirko o Pedro di Facebook. Mirko barra Pedro di Facebook. Ti creeremo il profilo Mirko barra Pedro di Facebook. E io anche questa settimana, cercando i post della nostra carissima amica Silvia di Facebook, ho scritto Silvia di Facebook sulla barra di ricerca. Poi me ne sono resa e mi sono messa a ridere da sola. Comunque, per chi non lo sapesse, qui a Happiness conosciamo questa persona che scrive dei post che ci piacciono molto e noi li abbiamo presi in prestito. Ovviamente prima gliel'abbiamo chiesto. E bisogna dire che lei abita a Facebook. Lei abita e vive a su Facebook. E tutti i giorni è una città di Silicon Valley. Esatto, sì. E scrive tantissimo e poi ha un rapporto veramente particolare con una serie di cose, anche ovviamente con l'amore. Infatti vorrei aprire con un suo post recentissimo, quindi Silvia non oso immaginare cosa ti sia successo. Tu mi sei stato vicino nei momenti difficili, poi ho capito che i momenti difficili erano quando tu mi stavi vicino. Però è proprio persa. Direi che è molto interessante. Ma sai, perché dopo l'amore passa, quindi all'inizio è l'amore, ti vanno bene certe cose, dopo... Dopo passa, infatti, in un'altra sua citazione bellissima, troviamo questo. Ho provato ad ascoltare il mio cuore, ma parliamo una lingua differente. Bisogna che ti insegniamo, Silvia, una lingua particolare. Magari ti mandiamo al corso di inglese insieme a Manu. Chissà che non nasca un amore. Sì, esatto. Tra l'altro, tu hai mai visto Silvia di Facebook? Potresti anche essere affine. Infatti, non vi ho mai fatto vedere la Silvia di Facebook. Prossimamente arriveremo anche lì. Però, arriveremo anche lì. Ovviamente, come possiamo immaginare, come ce l'hai? Ce l'ha. Ce l'ho. Ce la fai vedere? No, ce l'ho come amica. Ce l'hai come amica? Ciao Silvia. Ok, e ovviamente sempre con la stessa persona di prima, cioè quella che con cui stava molto molto bene. Sì. Dice, ma perché gli do ancora corda?
Beh, magari si impicca, probabilmente si riferiva sempre a questo. Silvia, veramente, sei sempre così categorica nelle tue cose. O è bianco o è nero. E vabbè, però ogni tanto ha dei momenti molto lucidi e molto istruttivi. Infatti dice, quando la vita ti stritola, cerca di essere il sassolino che inceppa il meccanismo. Questo pensiero è molto, molto happiness. Brava, brava. Brava Silvia. In queste situazioni sue un po' borderline, che parte proprio da zero, poi impazzisce. Dice anche, qual è la vera vittoria? Quella che fa battere le mani e il cuore. Vero, perché poi se c'è l'emozione, se batte il cuore, tutto scivola via meglio. E poi siamo anche vivi se batte il cuore. E poi ovviamente torna un po' nel suo scetticismo nei confronti della vita. E chissà dice, come mai. Se la vita ha un senso, deve essere il senso dell'umorismo. Vero, quindi verissimo, verissimo. E noi qui ridiamo tanto. Sì, sì, qua sì. E Silvia, chissà però se il giorno che ci verrai a trovare in studio ci parlerai tramite post, o se invece ci racconterai la tua vita, se parlerai tramite citazioni oppure invece... Lei la intervistiamo tramite la chat di CU. Sì, bello. Dai, mi sembra carino, la teniamo qui e però le facciamo scrivere le cose. Dai. Beh, comunque mi ha promesso che ci sarà, prima o poi verrà e magari riusciremo ad averla anche con una telefonata tramite Skype. Ovviamente come chiudere, come salutare la Silvia con un post che parla di qualcosa di molto molto happy e dice, ho deciso di essere felice con me, e questa è la cosa più bella, perché saggia comunque decisione. Essere felici parte proprio da noi, parte sempre dal nostro di dentro. E quindi, dato che abbiamo in chat, abbiamo parlato di Facebook, abbiamo la chat, siamo molto tecnologici, parliamo di felicità. Esatto. C'è una persona che ci manda tanto gentilmente gli happiness video, e io invito comunque gli amici a casa, davvero, dato che siete in tanti, ci seguite, mandateci i vostri happiness video anche voi. Adesso ci guardiamo un happiness video di Filippo. Di Filippo.
la felicità è già dentro di noi, proprio per restare in perfetto clima happiness, sempre qui dagli studi di Open Factory, siamo in diretta su Sicento. E ragazzi, un video non da Filippo, cioè bellissimo, ma non da Filippo. Io mi aspettavo, non so, di vedere Rutelli o non so, Berlusconi, qualcosa. Sì, in effetti, guarda, cioè, non parla Filippo... più di politica ormai da tempo. È Filippo. Vero, perché poi abbiamo iniziato la sua conoscenza parlando di politica, che poi lui parlava di politica. Per noi happiness siamo sempre molto tranquilli sull'argomento, però tra l'altro il video non è che l'ha realizzato lui, credo che sia uno di quei video proprio che trovi magari in rete su YouTube eccetera, e glielo chiediamo, l'hai realizzato tu il video, Filippo? Ecco, o dai, no? Lui dirà di sì. Intanto salutiamo due o tre persone, così salutiamo Mele in Fiore che dice che per essere felici bisogna essere almeno in due. Vero, vero, guarda, due cuori e una capanna, io vivo di emozioni e vivo per essere in due, infatti sono da sola in questo momento, però a parte quello sono felice. E Filippo lo comunque stesso risponde a noi dicendoci che il video è di YouTube, e però dice cosa parlo di politica da fare, che sono sempre all'estero. Hai ragione, Bravo Filippo. Hai ragione, bravo. Filippo, ma noi ti preferiamo happiness, vero? Assolutamente, meglio video... così che politico. Esatto, va bene, allora adesso è il momento di fare due chiacchiere con l'ospite della serata, che è Patrizia Traverso, benvenuta. Grazie. Allora Patrizia, intanto che dire, io sono contentissima che tu sia qui. Sono contenta di essere qui con te, in particolare con tutti voi naturalmente. Anche con noi no. No, è così. Bisogna raccontarla come... raccontiamola. C'è un perché. C'è un perché, perché noi ci siamo conosciute online. Esatto. Tutto perché mi sono innamorata di un tuo libro, che tu sei fotografa. E hai pubblicato diversi libri molto particolari di cui adesso ci parli. Sì. Questo libro si chiama Preferisco leggere, lo faccio vedere perché è questo. Io ho visto questo libro, l'ho regalato ad un amico, solo che prima di regalarglielo mi sono talmente innamorata di questo libro che non volevo più separarmene. Io non volevo fare il pacchetto per dargli questo libro. È lì il bello quando succede è lì, così. È lì. Allora, gli ho dato il libro dopo che l'ho letto, guardato, finché non gliel'ho dato, e poi mi sono salvata la tua email, il tuo sito, e ti e ho contattato. Scritto. Sì, esatto, esatto. E quindi da lì è nata un'amicizia che è durata nel tempo, e adesso finalmente ci siamo conosciute fisicamente, perché poi insomma, è bello scriversi via Facebook, però sì. Insomma, è tutto così virtuale, basta, insomma. Un po' di sangue, esatto, ci vuole. Esatto, toccarsi, toccarsi. Senti Patrizia, fotografa, ma io so che ti hanno definito come fotografa dell'invisibile. Sì, tu invece... No, questa etichetta mi è stata data perché il mio secondo libro si intitola Buon Vento, e in quel caso, ho voluto fotografare davvero l'invisibile, perché sono andata a inseguire il vento. Io sono genovese, quindi proprio per costituzione amo il vento, amo il mare, amo il movimento, quindi mi sono andata a cercare tutti gli effetti del vento sulle cose, sia nei miei luoghi ma anche in giro per il mondo. E quindi da lì è venuta fuori questa definizione, che poi ho confermato anche in parte quando ho fotografato la lettura, perché anche fotografare la lettura è molto indefinito. È difficile, tra l'altro. Appunto, comunque diciamo che tutto il mio lavoro è essere fotografo, cioè io mi definisco preferibilmente fotografo di parola, perché anche se è una definizione un po' ambigua, mi rendo conto, perché comunque a me non basta fotografare, cioè non faccio fotografie fino a se stesse, ma ho bisogno proprio di accostare all'immagine delle parole che in genere sono rubate da filosofi, scrittori, pensatori di tutti i tempi, e, a seconda naturalmente dell'argomento, e quello che voglio fare è proprio di intrecciare la parola con l'immagine in modo da creare un terzo linguaggio, cioè in pratica enfatizzare il significato dell'immagine e nello stesso tempo allargare il significato della parola, cioè creare giusto bellissimo una nuova emozione. E, molta questa, ricerca anche comunque. Sì, molta ricerca, molto, ed è la cosa più appassionante, perché a volte appunto parto dalla fotografia, ma a volte invece parto dalla parola e vado a cercarmi l'immagine che mi emoziona, che mi colpisce, eccetera. Quindi diciamo che appunto questo mio modo di fotografare mi fa definire più
un'assemblatrice che una fotografa pura, perché in realtà, appunto, come dicevo prima, la fotografia da sola non mi basta, bisogno di ed è questo, è molto bello, perché fai un lavoro comunque appunto di ricerca ma molto completo, vai a dare all'immagine un senso, un racconto, per lasciarla, sì, è una sinergia, esatto, tra parola e immagine, appunto, che deve essere proprio, cioè non ha una didascalia la parola, è proprio un tutt'uno, cioè un modo di ridare l'unicità dell'immagine, perché secondo me appunto lo scatto è unico, è assoluto, però poi si può riprodurre in tanti modi. Con questo mio tentativo di accostare invece certe parole, ma quelle parole a quell'immagine, è come proprio per dare, ritornare all'unicità dello scatto puro. E infatti mi hai letteralmente conquistata, perché io non riuscivo a capire, guardando questo libro appunto Preferisco leggere, non riuscivo a capire come avevi fatto a centrare proprio l'emozione, perché io guardavo queste immagini che parlavano di lettura e c'era la frase giusta, nella pagina, sì, giusta, sulla foto giusta, quindi questa, sì, cosa mi ha... Casa. Poi questo lavoro sulla lettura mi è piaciuto tantissimo, beh, tanto perché mi piace leggere, quindi naturalmente ha unito quindi il piacere della lettura appunto nella ricerca delle parole a quello dell'osservazione delle persone che leggono. E siccome io non ho mai amato invece fare dei ritratti, perché lo ritengo un po', come dire, l'obiettivo diventa a volte troppo intrigante rispetto appunto alla situazione, no? E poi di solito nei ritratti viene fuori anche la personalità del fotografo, perché tutti si auto, certo, si autostimano e viene fuori anche quindi un'immagine falsata, anche perché poi il soggetto manifesta quello che lui pensa di se stesso, molto spesso non è poi quello che in realtà è. Vero. E allora invece in questo lavoro della lettura mi sono divertita a provarci a fare i ritratti, perché mi sono avvicinata con molta discrezione a persone appunto in giro per il mondo che leggevano, e mi sono resa conto che questo rapporto tra il lettore e il libro è talmente esclusivo, è talmente totalizzante, personale, talmente intenso, che comunque non si accorgevano della mia presenza, per cui in qualche modo io non mi sentivo di violentarli, no? Quindi io li osservavo dall'esterno e ho cercato quindi di ritrarre queste situazioni in maniera molto meno, diciamo, coinvolgente, da lontano magari, e senza... appunto interpretato. E questo mi è piaciuto molto fare. È un'esperienza, infatti è quello che mi piace molto dei tuoi libri, proprio che sono dei percorsi di pensieri, sì, percorsi comunque alla fine di vita che tu fai. E dato che tu vieni dal mare, vieni, sì, dal mare, tra l'altro un mare che io adoro, che è il mare della Liguria, sì, e parliamo di fotografare, di prendere l'attimo, perché oggi è la frase della settimana, noi qui a Happiness parliamo sempre di un argomento, cerchiamo insomma di dare un tema, poi è chiaro che parliamo di felicità in senso lato, e la felicità per me è cogliere l'essenza della vita. Cosa ci puoi raccontare su questo tipo di messaggi? Beh, appunto, come dicevamo prima, è difficile perché si sono sfidati fior di pensatori appunto nel cercare di definire cos'è l'essenza della vita, quindi non mi ci metto neanche. Quello che posso raccontare però è che sono molto d'accordo su quello che diceva prima, cioè l'essenza della vita è quella di viverla, cioè quella di vivere l'attimo, quella di appunto fermarsi a guardarsi intorno, guardare il tramonto piuttosto che quello che ci circonda, e a soprattutto vivere con gli altri e a creare dell'empatia con le persone che ci circondano, ecco, questa non c'è altro, penso che sia già potrebbe questo. Essere il rimanere in lontananza mentre qualcuno legge e riprendere questa, sì, immagine, anche, fermarla nel tempo e cercare di interpretare appunto quello che può che essere evoca. La storia che mi evoca, sì, è quello bello. E, ma come hai fatto, da dove è nata la passione, cioè quando è nata la passione per questo tipo di attività? Beh, intanto la fotografia è sempre stata un motivo presente sempre nella mia vita, sin da ragazzina ho cominciato a fotografare prestissimo, poi la vita mi ha portato a fare diversi lavori, mi sono occupata appunto di arredamento, sono stata libraia, ho lavorato in una casa editrice,
tutte queste esperienze mi hanno dato molto, cioè nel senso che ho acquisito appunto probabilmente una capacità, una, comunque una predisposizione, no, all'osservazione delle forme, dei colori, delle geometrie, dell'architettura. E poi quando appunto ero in libreria, siccome mi occupavo di una libreria d'arte, ho avuto modo di vedere i libri di tutti i maggiori fotografi, artisti, insomma tutto questo è stato un grande arricchimento. Intanto e guarda, poi... stanno andando le immagini, alcune immagini dei tuoi libri e appunto immagini che hai scattato. Queste immagini in particolare non sono dei libri che ho qui stasera, perché sono due volumi che ho fatto per la mia città, per Genova, mi è venuta così, che sempre però con un taglio molto particolare, perché questo è un libro che si collega a una poesia di Giorgio Caproni. L'anno scorso è stato il centenario della nascita e quindi ci sono state delle manifestazioni in suo onore, perché è uno dei più grandi poeti del Novecento, e anche se non è genovese, perché è nato a Livorno, però ha vissuto parecchio a Genova e considera Genova la sua città dell'anima, e ha scritto una poesia bellissima che si intitola Litania, che è una serie di 90 distici che ogni distico ha la parola Genova, e quindi è una cantilena. Come allora io ho preso questa poesia e sono andata in giro la città con questa poesia in testa, con questa musica, e ho cominciato a fotografare la città in maniera che molti giudicano sorprendente, ecco, perché poi bisogna conoscere la città e ho avvicinato in questo libro ogni distico della poesia con l'immagine, quindi è diventata una fotopoesia. Ed è fotoparole, fotopoesia, fotolibri. Esatto, poi mi sono appoggiata a chi ne sa di poesia, perché è un professore dell'università che insegna e che conosce molto bene questo autore, quindi lui ha scritto delle cose, commenti insomma su questa cosa, e quindi è nato un libro molto particolare. Bene. Poi ho fatto un altro libro. Guarda, sulla se ce lo vuoi raccontare tra un attimo, sì. Intanto ci guardiamo un video. Prego. E torniamo tra pochissimo qui con, okay, te. Torniamo su Cornflake Girl. E beh, questa era Katy Perry. Abbiamo un attimo sbagliato musica, ma capita. Fa niente. Questo è il bello della diretta, e quindi torniamo, ce la guardiamo più tardi. Però vedi, c'è, l'importante è che c'è, è lì in scaletta, c'entra con gli argomenti di cui stiamo parlando. No, viene proprio qua, torniamo. Ah, viene qui? Sì, è sì. Qui? È fuori in corridoio. Beh, non è scaletta, è sulle scale. È sulle scale, ma questa è una carambata, happiness. Va bene, dopo saluteremo allora Toriamos. Continuiamo quindi il nostro percorso fotografico, quindi questo racconto, diciamo, della vita a modo tuo, possiamo dire, sì. Come la interpreti tu, sì. Patrizia. Lo ricordiamo per chi si è appena collegato, siamo qui a Happiness con Patrizia Traverso, fotografa della parola. Mm-hmm. Ho detto bene? Perfetto. Hai imparato. Ho imparato. Allora, io adesso vorrei parlare con te di viaggi, perché comunque sì. Il viaggio è legato molto alla tua attività. Sì, infatti in tutti i miei libri ci sono foto che proveniente da tutti i viaggi, non dico da tutto il mondo, perché mi sarebbe piaciuto viaggiare in tutto il mondo, ma non è stato così. Comunque non ancora, giusto. Infatti, la folgorazione prima è stata appunto quella del deserto della Libia, quando ancora ci si poteva andare, e che mi ha veramente colpito, perché il deserto è magico, è un sogno, è immenso. e lì ho sfidato la fotografia del silenzio, ecco, perché sempre tornando all'invisibile, anche lì ho cercato appunto di fotografare lì il silenzio, perché è la cosa che ti colpisce di più, che poi è un silenzio assordante, no? Perché oltretutto dice tante cose in realtà. E poi comunque c'è questo vento che muove le dune continuamente, quindi le trasforma, quindi è veramente un posto magico. Ed e è come, lì che è ecco partita questo la... è il primo libro, sì, infatti, che parla libro, del... sì, infatti, però poi ho continuato, cioè comunque da sempre, infatti anche tanti libri, le foto le provengono anche da scattati appunto in precedenza rispetto a quando è stato prodotto il libro, perché da sempre io ho girato con la macchina fotografica al collo, come che hai anche sostituto. Qui questa sera, esatto, sì, che se non piccolina. Ti abbandona mai, perché è una protuberanza del mio corpo praticamente, fa parte di te, sì, esatto.
E poi è proprio una delle mie caratteristiche, purtroppo, perché questo richiede anche molto lavoro dopo, ma è anche il fatto di essere un po' bulimica, no? Nel senso che io faccio tante foto perché mi piace ingoiare le emozioni fotografando, tanto che in epoca predigitale molto spesso non mi dimenticavo di metterci il rullino, ma continuavo a fotografare perché proprio mi piaceva tantissimo. Chissà quante ne hai perse però, esatto, facendo così. Ma non importa, non importa. Cioè, è talmente bello il momento, cioè io appunto lo ingoio nel momento che scatto, poi dopo se anche non le rivedo, pazienza, e forse anche per gli altri non è una grande perdita, però insomma comunque questo è il mio modo di, e quindi ho cominciato con questo libro. E tra l'altro appunto volevo sottolineare che i miei libri sono tutti autoprodotti anche dal punto di vista grafico, per me questo è molto importante, cioè io preparo proprio l'impaginazione del libro proprio perché voglio fare un fotoracconto, e quindi è anche importante come si sistemano le parole, i vuoti, i pieni e la successione, anche la sequenza delle immagini. E quindi quello è stato il mio primo esperimento, e poi via via ci sono stati appunto tutti gli altri. Certo, e diciamolo, come si chiama il tuo primo libro? Quindi Mari di Sabbia. Mari di Sabbia, perfetto. E adesso però ti sei concentrata invece su un altro argomento, quindi sì, ne hai fatti tanti, il vento, la letteratura, i deserti, però adesso ci siamo concentrati sul cibo. Sul cibo. Anche questa è stata una bella sfida perché c'è un'inflazione, no, di libri sul cibo, cioè si vede, libreria è pieno, si apre la televisione, si vedono trasmissioni sul cibo, a volte veramente stanno esagerando, però è anche vero che il cibo dalla Bibbia in poi si fa è parlato, fa parte di noi, è il nutrimento, è il primo atto, il più necessario, il più quotidiano, no, di ognuno di noi, e quindi mi piaceva misurarmi con un argomento appunto, come dico, inflazionato, ma cercare una via un po' particolare, originale, così come ho sempre cercato di fare. E quindi ho preso l'argomento in senso lato, per cui non fotografo piatti, delle ricette eccetera, ma fotografo tutto l'essenza del cibo, cioè quindi alimentarsi, le persone che si cibano bene o male a seconda delle situazioni. Vedi che torniamo alla felicità, per me è cogliere l'essenza della vita, è vero, è giusto, anche in questo caso è così. Quindi appunto nel cibo, dicevo, ho azzardato di più con la parola, nel senso che mentre normalmente negli altri lavori ho sempre fatto appunto, come dicevo, il pensiero letterario e l'immagine, questa volta oltre all'immagine e al pensiero letterario ho voluto cucire tutta la situazione con delle citazioni tratte da quello che appunto è, diciamo, il trattato base della cucina italiana, che è La scienza in cucina di Pellegrino Artusi, che penso che ognuno di noi ha in casa, no? Allora mi sono riletta questo bel tomazzone, ce l'hanno tutti appunto, perché quello è veramente stato scritto nel 1290 e da allora poi tutti hanno copiato questo stile, e tra l'altro ho letto addirittura che viene considerato, come dire, più importante per l'unificazione italiana che non I Promessi Sposi, perché ci sono proprio le basi dell'identità nazionale, la prima volta che si mettevano insieme ricette di tutte le regioni italiane, e quindi è veramente affascinante, non soltanto perché ormai tante ricette non si possono neanche più fare perché i prodotti sono molto diversi, però i suoi pensieri che mette insieme alle ricette sono pensieri sociali, veramente interessanti. Infatti io ho tirato fuori queste suoi appunto elucubrazioni, che sono un po' anacronistiche. Infatti il bello, cioè la cosa curiosa di questo libro è che si trova un cibo di oggi, un pensiero letterario e poi una citazione del 1890 che crea proprio, in ogni pagina ci sono tre situazioni che creano molte volte anche delle situazioni molto ironiche, molto paradossali. Beh, guarda, complimenti, perché comunque, come dicevo prima, c'è molta ricerca e molta creatività. Patrizia, torniamo tra poco insieme a te, adesso ascoltiamo e ci guardiamo il video di Tori Amos. Vieni dentro, vieni. Vedi che non c'era Tori Amos qua nel corridoio sulle scale. No, è dovuto andare via.
è andata via, è andata nel deserto, perché abbiamo parlato di mare e di sabbia, e quindi lei è andata a farsi un giro nel deserto. Io comunque sono innamorato di Tori Amos, lo dico subito. Fai bene, fai un appello magari. Tori, se mi stai ascoltando. È ascoltando. Già entrato in confidenza. Sì, c'è già della confidenza. Se vuoi presentarmi ai tuoi, io ci sto. Wow. Va bene. Allora, io avevo ancora due domande da fare invece alla nostra Patrizia, che questa sera sì. È qui con noi. Lo ricordo per chi non si è collegato adesso, Patrizia Traverso, fotografa della parola. Una domanda, so che comunque hai fatto una mostra, fai anche delle mostre, una di recente, alla quale poi è legato un concorso. Sì, volentieri ne parlo, perché vorrei fare un invito anche a tutti gli ascoltatori. La mostra è questa, è il premio Schiaffino, è una, va bene, cerco di essere più sintetica possibile, vi racconto solo che è un percorso fatto in giro, in questo caso in giro per Camogli, che è un paese della nostra riviera in provincia di Genova, dove io ho trovato delle situazioni un po' particolari, delle foto da fare in paese collegate a delle parole scritte da questo Gualtiero Schiaffino, che è un umorista, editore, che purtroppo adesso non c'è più, e che ha lasciato comunque una grossa produzione di aforismi e di citazioni di pensiero, come lui chiamava, pensiero laterale, cioè un modo originale di vedere la realtà e di interpretarla. Questa mostra appunto è stata a Camogli, poi è stata a Genova, e adesso c'è questo concorso, che il bando scade il 15 d'aprile, dove ognuno di voi, cioè aperto a tutti, può mandare una foto sempre utilizzando queste frasi che troverà nel bando di concorso, può mandare una foto del suo posto dove abita o dove vuole, ovunque, cioè ovunque, certo. Va bene, e quindi poi ci sarà una mostra a Camogli a chiusura del concorso, e i vincitori vinceranno un weekend lì in questo paese, che è un borgo marinaro bellissimo, ve lo raccomando. Bene, allora mi raccomando, quindi partecipate e per sapere tutte le specifiche dovete visitare il sito www.premioschiaffino con la K, come è scritto qua, premioschiaffino.it. Perfetto, bene. E ovviamente andare in giro e fotografare anche il paese in cui si abita è bello, per catturare appunto l'essenza della vita. Sì. E parlando di essenza della vita, siamo happiness, cara Patrizia, che cos'è per te la felicità? Che cosa rappresenta? Dunque, siccome appunto mia abitudine far parlare gli altri, cioè certo. Perché siccome appunto magari penso di non avere niente di così originale da dire, ma ci sono persone che invece hanno detto delle cose molto più sensate di quelle che dico io, vorrei leggervi tre citazioni sulla felicità che mi sono particolarmente piaciute. Una è di Jean-Claude Izzot, che dice: davanti al mare la felicità è un'idea semplice, che io trovo bellissima. Forse sarà perché appunto, mi è molto vicina. Un'altra è di Joseph Conrad, che dice che un libro, veramente dovrei leggere quello, vabbè, perché l'ho citata ma non me la ricordo bene, però dice che un libro di cucina è fatto per la felicità degli esseri umani. Effettivamente è vero, perché cioè, verissimo. Appunto, e la terza, che è di Brillat Savarin, che è un po' dell'epoca di Artusi, che ha scritto questa Fisiologia del gusto, è un francese, che dice: la scoperta di un manicaretto fa la felicità del genere umano più che la scoperta di una stella. Caspita, beh, tutte queste rappresentano per sì. te, spiegano che cos'è sì. per te la felicità. Sì. Sì. Bene, allora, intanto complimenti comunque per la tua bellissima attività. Ti ho già detto prima, io sono innamorata dei tuoi libri, delle tue immagini. Grazie. E anche delle frasi che abbini appunto alle emozioni che vuoi raccontare. Dove possiamo trovare i tuoi libri? Naturalmente il luogo deputato, cioè in libreria, quindi trovate sicuramente tutti, meno i primi due, perché purtroppo sono esauriti, che sono Mare di Sabbia e Buon Vento, e quelli invece, volendo, si può scrivere a me. Io ho un sito www.patriziatraverso.it e lì c'è la mia mail, per cui volendo poi io forse un modo di procurarla ancora, insomma. Perfetto. Allora, Patrizia, tra poco torniamo insieme a te per un altro intervento, perché so che ci sono Pedro e Manu che hanno qualcosa da chiederti, ma torniamo tra pochissimo. Adesso ci guardiamo un video e ci guardiamo Try di Pink. Beh,
un po' di deserto c'è anche in questo video di va di moda questa sera il deserto. Va di moda questa sera, certo, perché siamo qui con Patrizia Traverso, fotografa e che ama molto il deserto. Infatti il suo primo libro è stato realizzato fotografando il deserto. Allora ragazzi, io so che anche voi avete qualcosa da chiedere a Patrizia. Sì, ma io sono terrorizzata. Faccio iniziare, no, ma mi fanno paura. Faccio iniziare male questa sera, faccio iniziare male. No, niente, io ho dato un'occhiata ai tuoi libri così e volevo sapere, ho visto le tue opere che sono veramente veramente belle e volevo sapere su che sito le avevi scaricate. Vedi, su YouTube facevo bene ad avere paura, cioè, anche perché per il primo pezzo ci ho creduto davvero, no, mi sentivo, no, in realtà ho una domanda seria che però hai risposto prima, diciamo per metà comunque risposto, quando dicevi che andavi in giro e finivi il rullino. Ho appena letto una citazione sulle fotografie di Arthur Bloch, che non dice, e chiedo a te conferma se è vero che le migliori fotografie sono quelle che faresti quelle non appena hai finito il rullino. Quelle non fatte, infatti. Penso sì, è vero. Penso che non vedremo mai. Che non vedremo mai. Allora, ma che rimangono dentro nel cuore, quindi è quello che conta, sì, sì, quello. Rimangono impresse comunque. Quante volte rifai una foto? Zero, no, nel senso che ne faccio mille se mi vengono, ma non è che la rifaccio perché tecnicamente voglio rifarla, perché ecco, sulla tecnica io sono legata, nel senso che penso che appunto si fotografi di pancia, di emozione, eccetera, e purtroppo questo può anche essere un mio limite, ma comunque ho sempre pensato così, cioè che mi piace essere impreparata sulla tecnica. Poi volevo chiederti, dato il tuo cognome, non hai mai fatto delle foto di traverso? Eh sì, allora, hai fatto una domanda, perché una delle ultime mostre che ho fatto si intitolava Scatti di traverso. Ah, vedi che vedi, c'era. E tu arrivavo lì, vedevano dritti, dicevo, ma non sono di traverso. Sono dritte. Più o meno era così, perché era una situazione particolare dove c'era una... io fotografavo delle persone che leggono, anche lì in una situazione, adesso non stare a dire, però c'era una poltrona strana dove chi ci si sedeva per forza doveva stare un po' di traverso perché era tutta fatta e allora abbiamo intitolato così, io invece ti volevo chiedere, sempre parlando seriamente, non posso neanche tapparmi le orecchie perché i libri che sono autoprodotti, se non erro, per una genovese, no, quanto è stato faticoso pagare? No, autoprodotti non mi sono espressa male, no, sono tutti progetti editoriali. Semplicemente ho anche seguito la parte, diciamo, di produzione, non di produzione, adesso di impaginazione, ecco. Nel senso, poi la produzione è una produzione, no, infatti, perché mi sembrava strano per un genovese, infatti, non l'avrei mai fatto. Okay, no, a parte poi volevo chiedere, tu fai, sei stata soprannominata la fotografa dell'invisibile, difficile vedere una cosa che non si vede? È un po' sì, perché a volte ti sfugge, rimani un po' disorientata, sì. Allora, andiamo sulle cose serie invece. Io come sempre ho, visto che parliamo di fotografia, la fotografia più costosa del mondo, non so se il nostro regista ce la fa vedere. Ecco, intanto, questa è una rubrica happiness che io adoro particolarmente. Lui trova sempre la cosa che costa di più. Allora, è una foto che quando apparirà la vedremo, che è stata battuta all'asta per 3 milioni di euro. Direi per una foto. Adesso ma fatta da chi? La vediamo, dopo io dico i dettagli. Eccola. Quanto, scusa? Anche questa è 3 milioni assoluto. Di euro. La foto si chiama Rein II. Rappresenta una veduta del fiume Reno del 1999. Però chi l'ha fatta? Andreas Gurski. Una foto che io ho fatto col telefonino, a lui l'hanno pagata 3 milioni di dollari. di euro. Giovanni, cioè, bisogna che metti in vendita anche le tue foto fatte col telefonino. Metti in vendita anche il telefonino, cioè, a questo punto. Hai capito, Patrizia? Quindi vai a ripescare un po' le tue foto. Vado un po' perché, un po' a fare delle aste, sarà meglio. Poi tu hai fatto questi libri mescolando le parole alle foto, anche per scrivere tutto era troppo lunga, quindi abbiamo messo le foto in mezzo. Sì, certo, le figu. Sei un po' come quando sei a scuola che dico fai 10 paragrafi, esatto, e scrivi in grande. Esatto, ci metti le figure. Però c'è una frase che ti voglio riportare, che secondo me si potrebbe adattare, di Daniel Pennac, che dice: ho fatto delle foto, ho fotografato invece di parlare,
ho fotografato per non dimenticare, per non smettere di guardare. Infatti è fantastico. Rappresenta, certo, perché appunto, come dice, è ingoiare qualcosa, l'emozione, è fotografandola, proprio perché vuoi trattenerla, quindi vuoi che rimanga nel tempo in qualche modo, perché dobbiamo cogliere l'essenza della vita. Esatto. Allora Patrizia, grazie per essere qui. Io so che tu rimani qui però con noi fino alla fine della puntata. Comunque sei qui in studio insieme a noi. Ricordiamo il tuo sito, che è www.patriziatraverso.it. benissimo. Poi sono su Facebook, su Twitter, su Facebook, eccetera. Ovviamente online la si trova. Che dire, parliamo un attimo di Harlem Shake, e dato che è la moda, la tendenza del momento, mandiamo un video fatto al bar del Jack. Con lo terrorista! L'abbiamo voluto mandare perché ovviamente è stato realizzato insieme a Pierre, che è personaggio di Sicento, e quindi anche a Sicento abbiamo appunto gli Harlem Shake. Ce n'è uno che è stato fatto anche dai Porci Comodi, che vanno in onda il lunedì sera alle 21, e magari lo guardiamo la prossima volta, perché so che comunque sta girando un po' in tutti i programmi, per motivi di tempo questa sera non lo facciamo vedere. A questo punto, ragazzi, ascoltiamo e ci guardiamo invece un video, che è Avril Lavigne, The Best Damn Thing. Sempre qui in diretta a Sicento, www.cu.tv, questa è Happiness. Sono le ore 22.53 in Italia, perché non l'avevo ancora detto questa sera, e a ci picchia io... Prendiamo la parola, no? Perché già un po' rotto, cioè parla sempre lei. Cioè, poi non ce ne frega a nessuno che orario, cioè che ora è. Non mi interessa. No. Io ho paura perché vedo dei personaggi strani che sono entrati in studio e scusate, ma presentatevi. Cioè, intanto no. Presentatevi, ci presentiamo se ci va di presentare. Ah, ok, va bene. No, ma intanto avete preso il posto. E poi non abbiamo bisogno di presentazioni, cara. Ah no? No. Sei proprio sicuro? Aspetta un attimo che ci guardiamo un video. Questa è un'ottima presentazione, direi, no? Sì, diciamo che appunto non abbiamo bisogno di presentazioni perché ci presentano gli altri. Tipo questo video non l'abbiamo mica fatto noi. No. Non sapeva neanche di essere ripreso. No, addirittura. Apriamo scatole così tutto il giorno. E siete sempre così seri, così misteriosi. Siamo anche peggio. Sì. Lo so che siete peggio, ma cos'è che ragazzi, noi la settimana scorsa, cioè, così, proprio perché non sapevamo cosa fare tra i mille nostri impegni, abbiamo deciso di andare al college, presente? Sì, a Ferrara. A Ferrara. So che è un locale di Ferrara. E ci siete andati la sera dell'8 marzo, ho saputo. Infatti è stato un disastro. A parte che appena ci hanno visto, cioè, gli spogliarellisti neanche li guardavano più. Vabbè. E io so che sono state fatte alcune foto su di voi. Se la regia ce le avesse da qualche parte per poterle far vedere. Guarda, te le faccio vedere subito. Grazie. Abbiamo uno dei due coffee killer. Poi lo aspettiamo nel parcheggio dopo. Abbiamo questo che è uno dei due coffee killer ripreso durante la serata. Poi ti faccio vedere. Qua c'ero io, perché io sono andato a controllare quello che facevano. Sono lì piccolino, vedi? Ok. Qua si stavano divertendo tutti e due. Sì. Li puoi vedere sempre lì. Poi io a un certo punto ho deciso di darmi la pazza gioia e mi sono un po' divertito, mi sono lasciato andare. Rock party boy! Dopo, visto che era la festa della donna, ho fatto qualcosa anch'io. Hai fatto bene. Ma insomma, allora ragazzi, vi siete divertiti molto? Diciamo che ci siamo veramente divertiti, e poi la gente è stata veramente
ha apprezzato molto le domande che gli facevamo. Sì. Ha risposto sì, a tono. Sì, poi, davvero? No, non stiamo scherzando. Okay. Le persone hanno recepito il messaggio, hanno ballato con noi, ci siamo divertiti, ci hanno offerto da bere, abbiamo di tutto e di più. Diciamo che siete abbiamo riusciti... tastato la felicità di persona. Sì. Fantastico. Quindi che poi possiamo... era l'obiettivo di questa nuova rubrica, esatto, che si chiama Happiness People, che faremo partire, lo possiamo dire? Guarda, non svelerei ancora la data esatta, così ci guardano tutte le puntate, esatto, finché non va in onda. Ok, va bene. Allora, questa rubrica che forse un giorno partirà, no, qui no, a Happiness. Parte. Diciamo che abbiamo più di 2 ore e 20 di girato e quindi insomma... Infatti, e tra l'altro ringraziamo il college per averci consentito di fare le riprese, che presto vedremo a Happiness, e salutiamo Luca Antonelli e Steve, ovviamente, che esatto, nostro sì, vocalist, nostro speaker, che è il vocalist al college. Intanto noi ringraziamo per questa opportunità che ci siamo presi dentro sì, ad Happiness. Se comunque infatti, se non ci davate, la prendevate lo stesso. Esatto. Lo so. E poi so, niente, volevamo tranquillizzare Filippo, che vedo che ha paura di noi, sì, di stare tranquillo, che finché non ci pagano i voli qua in redazione fino in Indonesia, lì dove sei ora, non veniamo. Ok. Però Filippo, fai una cosa, guarda fuori dalla finestra in questo momento. Stai attento Filippo. Occhio che i coffee and coffee killer sono pericolosissimi. Va bene, allora grazie, cosa devo dire? Grazie perché siete venuti qui, sicuramente. Grazie, devi dirlo, un inchino non farebbe schifo. Addirittura l'inchino, guarda. Va bene, grazie. E ora grazie, che andiamo via. Ecco, grazie, arrivederci. Ciao. E adesso invece ci guardiamo un video. Don't you worry, child. Sono le ore 23:01 a Happiness, esatto, in Italia, a Sicento. Esatto. Qua. Qua. Qui da noi sono le 23:01. Siamo in ritardo questa sera, ma adesso comunque stringeremo. Non abbiamo detto una notizia importantissima, che è Habemus Papa ieri. Habemus Papa. Però le foto non ci stanno? Ci stanno? Che fa la regia? Ci stanno? Ecco, ecco. Ci siamo, direi che ci siamo. Sì, sì. Ci siamo. Esco io, guarda. Dai, vediamo. È il cameraman il Papa, quello dietro. Vabbè, dai, l'avranno detto un po' tutti. Ieri sera comunque in diretta l'abbiamo detto. Non ovviamente a Happiness, c'era un altro programma. Però è che io ci tenevo a dire Habemus Papa, cioè, non so. Perché se... è bello, vero, dirlo? Ridillo. Habemus Papa. Fantastico, un po' più incisivo. Sì, dai. Habemus Papa. Fantastico. Se diciamo Habemus, diciamo anche Papam. Ecco, Papam, abbiamo sì, cioè, scusami, sentito. Invece mensa oggi da me hanno detto Habemus Papa. Che beh, va sempre bene, più o meno è la stessa cosa. Ma perché ti ho fatto fare questa prova di recitazione, Pedro? Perché questo è un momento importante per il cinema. Esatto. Ellie, lo sai. Allora, Ellie, tu dai la voce a questo personaggio, facciamolo vedere sì, lì da te, eccolo. Ecco, vedete? Ecco. Questo è la famosa Ellie, attrice direi internazionale, esatto, di fama internazionale, nata in Africa. Una grossa sì, attrice. Non una è, grossa, una... grossa, molto grossa attrice. Non è di fama internazionale, è no, di fame internazionale. Un po' stellare. Habemus Papa e lei di Papa ne ha tanta. Allora, esatto, anche Ciccia. Quindi, Papa e Ciccia. Io so che voi fate parte di una produzione importante cinematografica. Sì, la Voice Over Production, che è piena di soldi, che riescono... produce soldi, produce soldi, sì, compra locali destra, sinistra, insomma dal punto di vista economico non ci possiamo lamentare, infatti visto che ne abbiamo tanti vengono spesi soldi inutilmente. Mi sembra giusto. Beh, e quindi non ce ne rimangono a sufficienza per produrre i film. Certo, perché bisogna far girare l'economia, certo, in fin dei conti. Allora, volete lanciare voi il video? Lascerei a Ellie, il compito di lanciare questo mitico. Che tra prego, l'altro non compaio in questo trailer, ma semplicemente perché non ci stava Ellie. Ah, ok. Ma è allora... stato prodotto in un piccolo bar di paese e quindi era impossibile farci entrare Ellie. Però prima di ascoltare il trailer, quindi di capire questo film che cos'è, guardiamo la presentazione di Voice Over Production.
questo bello, bella questa, la musica, volevo solo fare la precisazione, è stata composta dallo stesso musicista, gli abbiamo pagato i corsi proprio per spendere i soldi per ogni strumento della canzone e gli abbiamo fatto suonare a lui tutti i pezzi, poi messi insieme sono costato sui 3 milioni di euro solo la colonna sonora. Sì, proprio perché avete appunto tutti questi soldi da buttare via, ma ne volete dare un po' anche a me così? Non li spendiamo in cose futili, ma recito, eh. No, no, cioè, recita un mestiere. A parte il fatto che qua c'è solo una donna e sono io, quindi non mi dispiace, piuttosto Albi, io ti voglio te. Tanto bene, ma non puoi assolutamente entrare nella voice over production, perché le donne costano un pochino di più, lo sai. Sì. E quindi, vabbè, allora mi limiterò a presentare all'interno di Happiness, dato che ci date questa opportunità, questi trailer realizzati lancia, così guarda, importanti. Se vuoi puoi lanciare tu il trailer. Grazie. Ti diamo questo onore. Grazie. Allora, regia, siamo pronti per il trailer di questa settimana. Un film che la critica non avrà tempo di criticare. Giacobbo è esultato. Ve lo avevo detto io. Chuck Norris ha dichiarato dopo un calcio volante. Non sono stato io. John era un ragazzo come tanti. Amava gli amici, gli spritz e i negroni. Non pensate male. Oh raga, basta basta, ho trovato un posto dove fanno un aperitivo della Madonna. Dai che ci andiamo tutti. Ma è anche il tuo compleanno. Ma quando? John, in barba alla profezia, organizzò l'aperitivo per venerdì 21. Radunò tutta la compagnia, compreso Carl. Ah, Carl, non eri morto? No, ero solo in coma. Dove eravamo rimasti? Invitò tutti i suoi 6 miliardi, 973 milioni, 738 mila, 433 amici, circa 7 miliardi. Oh Carl, figata, c'è il mondo qua! C'è pure la diretta di Radio Diabolico, hai visto? È la fine del mondo. Guarda l'Albi. Oh. Sono le 20:36 in Italia. Io sono l'Albi. E ora ci ascoltiamo A che ora è la fine del mondo di Ligabue su Happiness. L'ape Maya nei cinema, forse. Voce fuori campo e Chuck Norris sono gli unici sopravvissuti a questa catastrofe perché stavano giocando a morra cinese con forbici, carta e sasso veri. E sono morta ma sono stata registrata. Tanti auguri, questo film non verrà mai proiettato perché non ci sono più cinema per farlo. Sì, è stato fatto in un momento, in realtà, diciamolo, in cui si pensava che il 21 dicembre sarebbe finito il mondo. E infatti noi per l'occasione avevamo fatto realmente portare in orbita un meteorite e lanciato sulla Terra. Okay. L'abbiamo fermato all'ultimo quando abbiamo visto che non succedeva nulla. Poi... cioè, praticamente quindi siamo ancora vivi anche per merito vostro. Ha rimbalzato in realtà sulla ciccia di Ellie. Fantastico, quindi ci avete salvato la vita, possiamo dirlo? Ellie ha salvato la vita. Ellie ha salvato la vita. Beh, comunque, io scusate, io ho qualche domanda dopo questo trailer. Volevo dire, ma Pedro, com'è stato fare la mia parte? È stata molto dura, per soprattutto la parte in cui dico happiness. Ma se lo dici benissimo. Ho studiato ore, mi hanno pagato, abbiamo preso un insegnante per farmi dire solo quella parola lì di inglese. Okay. Lo pagavamo 150.000 euro all'ora. Più il logopedista, se ti ricordi bene. Certo. Sì. Beh, caspita, ma che lavoro. Poi tra l'altro, vabbè, possiamo anche dire chi era l'insegnante. Che per fare questa cosa, per dire happiness, abbiamo chiesto di insegnare a Pedro a Regina Elisabetta. Sì, è venuta qualcosa noi, di semplice, perché a voi le cose... Sì. Cioè, guarda, c'era anche suo figlio, sempre Carlo, ma rompeva sempre lì, diceva, mamma. vieni via da loro, vieni via. Sì, no, infatti un po' così, però insomma, salutiamo Elisabetta che la vado a trovare il 19 aprile, la vado a trovare di nuovo. Ecco, e dato che è stato fatto questo film prima, appunto, questo trailer è stato girato prima che ci fosse il 21 dicembre, quindi prima di sapere se effettivamente eravamo ancora vivi oppure no, è stata nominata anche la web radio dalla quale veniamo, quindi la salutiamo, salutiamo gli amici di Diabolico, perché comunque è tutto molto veritiero e molto reale, questo trailer è stato girato. E poi soprattutto, per concludere, volevo dire...
anche un'altra cosa, che visto che il film, cioè, non è finito il mondo, il film non andrà in onda e noi abbiamo brindato per aver speso soldi inutilmente. Mi sembra fantastico, cioè, che, noi bello, siamo che bello, cioè, quando guarda, succedono queste cose, la produzione è felice aver speso 12 milioni di euro a non fare, cioè, per un, siamo andati, dove avevi detto due volte fa, a fare l'aperitivo, se ricordate, dove costava 7.000 euro a testa. Certo, sì, esatto. E non, vabbè, ti danno niente. Allora, che dire, ragazzi, complimenti. Grazie. Anche questa volta siete veramente un grande team di attori. Ellie, però, grazie, la prossima settimana noi ti vogliamo effettivamente come nella protagonista. Prossima settimana ci sarò, ci saranno cose molto particolari. Albi, ricorda che comunque noi ti vogliamo bene. Ho molta paura di ascoltare il trailer della prossima settimana. Anche io avrei paura fossi va bene, te. Allora, a questo punto, e dato che è entrato in studio, lo saluto, Stefano Giorgi, facciamo vedere un video che so che lo diverte molto. È la military version di Call Me Baby. Sempre qui in diretta a 600 dagli studi di Open Factory, questa è Happiness. E adesso, ragazzi, io so che è un momento che vi piace tantissimo. Oh. Siamo arrivati al dunque della puntata. Esatto, questo è il clou di Happiness. Quindi, amici a casa, mi raccomando, sintonizzatevi tutti adesso, perché è il momento della rubrica passo dopo passo con la nostra mitica personal coach. Grazie, che presentazione. Hai visto? Non si capisce mai se è uno scherzo. Ma no! Ma se penso, è vero. Pensi che ti, premi Lisa, in giro? Questa... No. Però fai bene sempre a dubitare un po' di me. No, non ti premi. No, lo so che siete carini. Lisa, tu devi dubitare di loro, ma mai di me. Esatto. Io sono sempre molto infatti sincera. Guardavo loro. Ah, bene, bene, ok. E io ricordati, Lisa, che Ralbi fa buon viso cattivo gioco. L'ho vista fare cose va bene, orribili. Va bene, va bene, basta. Entriamo nel vivo di questa bellissima rubrica. Per chi non lo conoscesse, e magari se si è connesso adesso, sul sito www.happinessonair.it spieghiamo un po' meglio che cos'è il coaching, sì, e di che cosa parliamo all'interno di questa rubrica passo dopo passo, sì, dove ci dai comunque tu qualche suggerimento in merito, preso dalla tua professione, dalla tua esperienza, sì, per migliorarci. Sì. Ci può stare per, sì, dirlo, sì, in poche parole? Sì. Allora, Lisa, che cosa ci dici sulla frase della settimana? Che te la ricordo, sì, la felicità per me è cogliere l'essenza della vita. L'essenza della vita è diversa per ognuno di noi. Bandler e Grinder, che sono dei personaggi molto tosti, inventori della programmazione neurolinguistica, ci suggeriscono che ciascuno di noi crea un modello del mondo che è diverso dal mondo in sé. Ed è diverso dal modello del mondo di tutti gli altri. Quindi ognuno crea il proprio modello del mondo in base alle proprie esperienze di vita e in base alle proprie convinzioni, che diventano dei veri e propri filtri secondo i quali vediamo il mondo e lo interpretiamo. Okay. Patrizia, per esempio. Infatti ci sta perfettamente esatto, nella serata, sì, di oggi. Infatti l'argomento che ho scelto è stato questo, proprio per questo, perché Patrizia fotografa l'invisibile agli occhi di molti ed è come lei interpreta la realtà e ci porta nel suo modello del mondo attraverso le sue foto dell'invisibile agli occhi degli altri. Certo. Sì, anche agli inizi del Novecento, Rudolf Steiner, fondatore della pedagogia steineriana, che a me piace moltissimo, sosteneva che attraverso il pensare sorgono concetti e idee che andiamo ad aggiungere all'osservazione. E quindi voler scoprire un unico significato delle cose è inopportuno. Perché ne sono tante. Esatto. Ogni cosa ha tante sfumature. E a seconda della mente che sta vedendo le cose o le interpreta, il significato sarà diverso. Perché è sempre filtrato da qualcuno. Certo, vero, verissimo. Esatto. E quindi ovviamente noi possiamo raccogliere, tra virgolette, l'essenza che è per noi la vita, perché comunque la vediamo attraverso i nostri sensi. Esatto. E non ci facciamo, cerchiamo almeno di non farci condizionare dagli altri. Ti sei mai chiesto come vedi il mondo, per esempio? Vi siete mai chiesti come vedete il mondo? Pedro, Manu? Io male. No. Nel senso, okay, dal punto di vista proprio ottico. No. Vabbè, stendiamo. Oddio. Ok. È per questo che dico: non si sa mai se la risposta sarà seria o no. Che domande fate? Chiedetemi cosa ho mangiato prima.
Comunque, io me lo chiedo come lo vedo, ma no, scherzi a parte, però il mio disturbo ottico mi porta anche a domandarmi come lo vedono gli altri. E come lo percepisci, sì, sì, come lo senti, come io lo avverti. Sono convinto che voi non lo vediate come me, proprio anche fisicamente. Certo, probabilmente sì. Può essere. Mi dispiace tanto. Ah, no. Veramente, il mondo è bellissimo. In realtà, te lo dico. Ma tu non eri una donna? Ah. Ed era partito come un discorso serio. Era partito così. E vabbè. Come vediamo il mondo? Allora, all'interno di questa rubrica comunque andiamo ad approfondire, Lisa, con qualche citazione che sì? Andiamo a estrapolare di alcuni film. Uh-huh. E so che tu hai portato un paio di filmati, visto che ti era piaciuto così sì. tanto che, che avessi portato un filmato, ne ho portati un paio per le due citazioni di oggi. Fantastico, mi piace la personal coach in versione web TV, mi piace sì, tantissimo. Evitate di cosa. Abituarvi, perché non è detto che si trovino sempre su ma YouTube. Ma invece io sono sicura di sì. Allora, regia, se siamo pronti, io farei sì. vedere le 5 leggende. Ho frutto? Ah, no, grazie. Ora possiamo andare sodi al dritto. Sodi? Chi sei tu, Jack Frost? Qual è il tuo centro? Il mio centro? Se Uomo nella Luna ti ha scelto come guardiano, devi avere qualcosa di molto speciale in te. Senti, tu mi vedi così, è giusto? Grande, grosso, che incuto timore. Ma se li conoscessi un po' meglio, beh, continua tu. In realtà sei festoso? Ah, ma non solo festoso. Sono anche misterioso. E impavido. E premuroso. E il mio centro? C'è un minuscolo bambino di legno. Guarda meglio, cosa vedi? Hai dei grandi occhi. Sì, grandi occhi, molto grandi, perché sono pieni di meraviglia. Quello è il mio centro, perché è così che sono nato, con occhi che hanno sempre percepito la meraviglia in ogni cosa. Occhi che vedono luci negli alberi e magia nell'aria. Questa meraviglia è ciò che io porto nel mondo. Ed è quello che proteggo nei bambini. È ciò che fa di me un guardiano. È il mio centro. Qual è il tuo? Non lo so. Caspita, Lisa. Bello questo. Sì, è portato cinque un bel tributo. Un bel film. Sì, molto. Mi è piaciuto molto. Allora, la frase, ne abbiamo sentite tante. La meraviglia è ciò che proteggo nei bambini. Quello lì, strano, sì, è Babbo sì. Natale. Eh sì. Moderno, tutto tatuato. Ah, ce l'ho visto bene. Eh sì. Lui parla di centro e noi stasera parliamo di essenza. E mi piaceva questa assonanza sì. di centro e essenza. E andando a vedere il significato di essenza, scopriamo che è il carattere distintivo di una cosa, il nocciolo, la sostanza. Il centro di Babbo Natale è proteggere la meraviglia. Lui è un guardiano e protegge la meraviglia, lo stupore. Bellissimo. Quello di Jack Frost, che è quel ragazzo che voi lo sapete qual è? No. Sì, quello piccolino. Il centro di Jack Frost, che è stato scelto e il film gira proprio intorno a questa, alla storia di Jack Frost. Ve lo dico? Dicelo. Ma svegli il film? Sì. No. Non lo so. No, aspetta. Dipende se lo volete sapere. Ci tappiamo le orecchie. No. È il divertimento. È un centro che a me piace molto. Sì, è un'essenza importante. Molto in clima happiness. E evitiamo quindi di paragonare quello che vediamo negli altri con la nostra essenza più pura, perché a volte possiamo non conoscerla completamente. E quindi chiedo che cosa porti nel mondo che fa risplendere la tua essenza.
Ve lo siete mai chiesti? Cosa fate giornalmente che fa risplendere la vostra essenza, la tua essenza? Beh, caspita, questa sera proprio siamo in tema di domande importanti. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. No, io perché magari giornalmente si fanno delle cose senza saperlo che fanno risplendere la parte più profonda di te stesso. Se lo sappiamo, possiamo farlo più spesso e farlo magari e stare meglio. Anche meglio, perché siamo certo. Più autentici. Beh, in parte cerco di farlo essendo sempre me stessa. Bello, brutto che sì, sia, però il mio impegno sta lì. Sta Filippo lì. Dice che lui aiuta gli altri. Fantastico, che meraviglia. Filippo ci segue fino sempre. All'ultimo minuto, sì, veramente. Sì. Grazie Filippo. Esemplare, che sei. Grazie. E poi partecipa. E partecipa, sì. E partecipa. È il mio centro. E so che però hai portato anche un altro film. Sì, un altro sì. Film, e quindi ci guardiamo, se la regia mi dà consenso, sì. Il favoloso mondo di Amélie. Wow. Compenso coltiva un gusto particolare per i piccoli piaceri. Tuffare la mano in un sacco di legumi, rompere la crosta della crème brûlée con la punta del cucchiaino e far rimbalzare i sassi sul canale Saint-Martin. E quindi, bello anche questo, hai fatto una bellissima scelta questa settimana. Allora, Amélie coltiva il gusto per i piccoli piaceri. Ecco, dimmi, Manu. Scherzi a parte, sì. Questo lo sa anche la mia amorosa, sono veramente innamorato di Amélie. Ma veramente? Sì, per il personaggio di Amélie sì. Sono proprio innamorato. Insomma, questa sera ti sei innamorato già di due persone. Non volevo dirlo. La mia ragazza non me lo fa più vedere, Amélie, perché proprio, cioè, la salutiamo. Ciao Sara. Ciao Sara. Sai ciao che Sara. Voglio tanto bene ad Amélie? Torniamo, no, è proprio stata una cosa veloce, un colpo di fulmine. Un colpo di fulmine. Amélie è una roba vecchia. Ah, ok, va bene. Insomma, allora, andiamo avanti, Lisa, con questa... La frase del film è: Amélie coltiva il gusto per i piccoli piaceri. Gli studi ci dimostrano che la felicità non dipende dagli eventi che ci accadono o dalle persone che ci circondano, ma da come noi reagiamo ad essi e dal significato che diamo. Quindi la felicità non è data solo da ciò che abbiamo, ma da quanto siamo in grado di apprezzarlo, quello che abbiamo. Prendiamo la decisione, e prendila anche tu a casa, certo. Di evitare di soffermarti su sentimenti di delusione e di tristezza, e di soffermarti invece sulla tua essenza, sul tuo centro, sui piccoli piaceri che nella vita ti riempiono anche la giornata. Che magari, appunto, la felicità può arrivare anche dalle piccole cose. E chiediti, che piccoli piaceri hai? Tanti, tanti, guarda, se te li devo dire non ce la facciamo. Ti riempiono la vita sicuramente. Sì. Mi riempiono la vita, ma sono tantissimi e bisogna che ti mando una email. Ok. E così okay. Ho più spazio e più tempo per scriverla. Va bene Lisa, prima dell'esercizio ci guardiamo un video e poi ci alleniamo insieme a te, Meravigliosa creatura di Gianna Nannini. Andiamo in corsa questa sera perché dobbiamo stringere. In corsa siamo adatti con l'esercizio. In corsa siamo adatti con l'esercizio, la nostra personal coach ce lo dice. Oh, pronti per allenarsi? Facciamo un po' di esercizi qua. Allora, rubrica semplice. Passo dopo passo, sì. Personal coach, a te la parola. Grazie. Per insegnarci cosa fare. Un esercizio semplice, molto carino, che so che vi piacerà perché è utile. E prendete tre momenti nella giornata, mattina, pranzo e cena. Basta un minuto a momento, quindi un minuto alla mattina, un minuto a pranzo, un minuto alla sera. Fermati e ascolta, guarda e percepisci cosa c'è intorno a te. Se sei alla mattina, per esempio, io mi godo il calore del letto. Oppure a pranzo, quando siamo insieme ai colleghi, possiamo fermarci e guardare che cosa fanno, quanto sono laboriosi prima di andare a pranzo, per esempio. Oppure alla sera, quando rientriamo a casa, quali sono i rumori che ci sono all'esterno. O anche alla mattina, c'è spesso il canto degli uccellini adesso che inizia ad arrivare la primavera. Sì,
Lì li ascolto sempre. Anch'io. Il risveglio del mondo. Bellissimo. Quindi adesso proprio la primavera c'è il risveglio e può essere veramente carino fermarsi e cogliere l'essenza della vita in queste cose, guardando, ascoltando e percependo. Bene. Sono cose che ci riempiono. Che ci riempiono perché assaporiamo in quel momento il sapore della vita. Il nostro sapore della vita. La luce della vita. Come lo vediamo? E la musica. E la musica, come lo interpretiamo noi, e quindi ci riallacciamo al discorso che abbiamo fatto, esatto, tutta questa sera. Ci fermiamo un attimo, respiriamo, cogliamo, esatto, e di questo continuiamo a vivere cercando la nostra felicità. Esatto. Bene, bellissimo, vero? Poetica questa cosa. Allora Lisa, guarda, un grazie, grazie infinito, a voi, infinito, perché grazie la tua a voi. Rubrica diventa sempre più interessante. Mi fa piacere. E quindi ricordiamo che ti possono seguire anche online, sì, ovviamente sul sito www.happinessonair.it, nella parte rubrica passo dopo passo ci sono tutti i tuoi riferimenti, sì, ma ti possono mandare anche una email per gozzi.lisi@gmail.com. Perfetto. Oppure su Facebook Lisa Gozzi. Oppure il giovedì sera la trovate qui con, esatto, noi a Happiness. Allora andiamo in corsa per i saluti finali questa sera, abbiamo tagliato un po' di cose ma faremo il possibile per recuperarle giovedì prossimo. Allora, anche questa sera abbiamo parlato appunto di felicità. La felicità per me è cogliere l'essenza della vita e quindi possiamo fermarci e respirare, emozionarci e da lì andare avanti cercando la nostra felicità. Che c'è da dire? Quando tutto sembra essere contro, ricorda che l'aereo decolla contro vento e non con il vento in coda. Questo è Henry Ford, era una frase che comunque ci sprona, e parliamo di vento, abbiamo parlato di viaggi, c'è un libro bellissimo della ospite che è qui con noi questa sera, Patrizia Traverso, che parla proprio di vento. Patrizia, ci vuoi dire qualcosa per salutarci? Ne vorrei dire tante, ma adesso mi volevo collegare alla tua frase sul vento e... che però adesso non trovo, ma questo è il bello, dice, della diretta, è il bello della diretta, che dice che appunto per raggiungere appunto la felicità bisogna tenersi il vento alle spalle, eccola qui, tutto ciò che avete da fare è tenervi il vento alle spalle, di Joseph Conrad. Bene, bene, allora grazie Patrizia di essere rimasta qui con noi, grazie questa a voi, sera è stato molto divertente, piacevole, è stata una bella chiacchierata, spero di averlo interessato, insomma. Assolutamente sì. E ricordiamo il tuo sito che è www.patriziatraverso.it, perfetto, dove possono trovare i tuoi libri, tutte le informazioni su di, certo, te, e la tua email come ho fatto io per contattarti. Scrivete a me, sarò ben lieta di rispondere. Bene, salutiamo la nostra mitica Ellie, la voce di Elefante. Grazie Albi, buonanotte a tutti. E cari amici, è triste, Albi, quando finisce Happiness, sì, è sì, vero, sì, è tristissimo. Bisogna chiederlo anche agli ascoltatori, siete tristi quando finisce Happiness? Ecco, sì, questa è la domanda a cui ci dovete rispondere. Devono siete essere tristi? Felici? Potete avvalervi, perché noi gli lasciamo felicità. Ecco, esatto. Siete rimasti felici? Ma siete un pochino tristi perché finisce? Bravo, bravo, ecco, hai interpretato bene l'essenza di questo concetto. Esatto. Allora, un grazie infinito a Giovanni, regia, fantasticissimissimo regista. Prego, buonanotte a Giovanni, tutti. Giovanni, tu non avrai più peli. Forza di, Charlie. Non si dice. Un grazie ad Aldo come supporto regia questa sera. Ricordiamo che Aldo inizierà un programma nel palinsesto di Sicento martedì 19 alle 19:15 con Elisa The Gummy Suite. Un grazie a Lucio, fotografo, a Larry che non è potuto essere qui, che è anche lui fotografo di Happiness e Happiness. Io voglio dire, sì, scusami, sì, mi interrompi qui, ma stiamo, no, scherzando. Fai pure. No, come sempre, frase tratta, indovinate da dove, ma io non il non piccolo saprei, principe, la forse butto lì. Libro lì. Bravissimo, Forse quel libro lì. Quello, sempre quello. Quello. The Princess. È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri. Se riesci a giudicarti bene, è segno che sei veramente saggio. Questo è sempre Antoine de Saint-Exupéry. Il piccolo principe. Libro. Libro che ormai per me segue la mia vita, è la mia Bibbia. E dico solo, mi faccio una piccola marchetta per me stesso, e in aprile vi aspetto fino alle miglia che presento il documentario che finalmente abbiamo finito. Ah, sarà... è vero, la prossima volta ce ne parlerai, esatto, meglio, facciamo così. Allora, un grazie anche ai Coffee Killer che sono passati da questi studi e dagli studi di Sicento, da Happiness, ci vediamo giovedì prossimo alle 21:30. Buonanotte. Notte. Buonanotte. Buonanotte.